Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo retro gaming di Spyro 3 A Year of the Dragon. Oggi faremo il livello Spiaggia della Conchiglia e faremo anche il boss, perché penso che ci sarà come nel Spyro 2 il boss qua. Quindi faremo il boss e poi termineremo ovviamente il video. Quindi faremo due livelli di nuovo oggi in teoria. Per meglio dire, come possiamo dire. Ah, questo è proprio un livello acquatico, bene. Cioè, mi aspettavo che era con l'acqua, visto che c'era il coso sotto, ma non che era proprio acquatico di suo. E come dovrei liberarli? Con qualche modo, tipo, con qualche potere. Ma mi ha colpito però. Raga, come l'ammazzo? Quando stanno fermi, cavolo. E poi il problema è anche le cure qua. Allora, quando stanno fermi questi li posso ammazzare. Ah, forse queste sono le cure. Ok. Allora. Bisogna guardare bene perché le possono mettere dappertutto le... Che pensavo, cioè, devo controllare tutto perché potrebbe esserci qualche passaggio. Qua si apre. Infatti. Che qua ci siamo curati. Allora, andiamo un po' qua perché forse qua non c'è più nulla. Sì, ma maledetto, ogni volta che sto per ammazzarlo mi colpisce. E infatti qua non c'è più nulla, mi sa. Allora, qua dobbiamo tornarci per liberare quelli. In teoria qua sotto non c'è più nulla. Interessante. Questa è interessante, vediamo. Vabbè, se lo sapevo prima. Questa è una cosa interessante. Non la sapevo questa. Per fortuna che... Thank you.
Jason. E allora, mi pare che qui non c'è più nulla, quindi usciamo. Cavolo. È maledetto! Cazzarola! Qua sopra non c'è più nulla, quindi scendiamo. Ok. No, raga, e sono morto. Ti pareva? Porca puttana, è un bordello qua. Cioè, non si capisce un cazzo di quanto casino c'è. Ma mi dica che tornano vivi tutti i nemici, perché no, solo quelli di qua, per fortuna. Che qua torniamo di nuovo là sotto. Ma vaffanculo, veramente. Ma infatti probabilmente era un bug, perché è strano che si è rotto col fuoco. Ah, qui dobbiamo stare col canguro, bene. Oh, ciao Spiro. Le mie amiche foche stanno cercando di distruggere una fortezza dei Rinnok. Io vorrei dargli una zappa. Adoro l'aroma dei Rinnok tostati al mattino. E allora, il problema è che non vorrei che in acqua ci siano alcune cose. A quanto pare non c'è niente invece. Aspettate però. Qua c'è qualcosa. Boh,
Jared. Che in teoria qua abbiamo finito. Ma che mi pare che non c'è più nulla indietro, poi non lo so. Chissà, tanto dovremo ricontrollare. Ah, vedo dura, mi sa che... Maledetto! A posto. Molle. Allora. Sembra strano che già non ci sia più nulla qua, però, boh. Molto strano. Cioè, questa zona è durata pochissimo. Aspetta, se posso vedere l'Atlante, mi fa vedere la zona, vediamo. Boh, in teoria mi dice che ci sono altre uova, però non lo so se ce n'è un altro qua, penso di no. Vabbè, tanto chissà ci torniamo. E allora, adesso dobbiamo proseguire per di là. Ok, qua abbiamo un altro di quei portali, quelli delle sfide. Quindi un altro uovo è sicuro che qua poi c'è da fare. Ok, questa zona è abbastanza piena di cose. Cavolo, era troppo vicino. Allora, prima di andare a fare questa sfida, io penso di aver finito di guardare qua intorno. Si fa prendere per... Maledetto, non mi devi far curare, oh. Ok. Ok,
Io guardavo sopra che, guardate, io non l'avevo visto. Qua c'è un'uscita. Cioè, meno male che io ogni tanto osservo e me ne sono accorto. E qua c'è un altro di quei portali, bene. Facciamo questo prima allora. E allora, controlliamo che intorno non ci sia nulla, no. Sperare, sparare il miss. Ah, figa sta cosa. Questa è una gran figata. Ma è cara. Mi sta ammazzando, maledetto. Cioè, porca puttana. È una bestia, oh. Il problema è che non si ferma. Si ferma solo per caricarsi. No, raga, mi ammazza. Io qua devo salvare, cazzo, perché mi ammazza questo di nuovo. Già sto perdendo troppe vite. Ti pareva, meno male che ho salvato, meno male, oh.
Ho rischiato, un momento rischiavo lì. Jackie. E allora. Senza spazio non è che è tanto facile per queste cose, vero? Ok, mi pare che non c'è più nulla qua. Il problema è che se non ci curiamo più presto, io perdo un'altra vita. Dobbiamo ammazzare questo di qua. Ok. Andiamo a fare quest'altra sfida. E allora. Io qui salvo di nuovo per sicurezza perché non vorrei che ci morirò di nuovo. Che ti pareva? Aspetta, c'è anche la velocità, mi sa. Ah, non mi ho perso la vita, per fortuna. Perché? Ah, devo ammazzarli per forza. È una parola. Raga, non li prendo. Ma che cazzo? Cazzo. Porca puttana, ma sono un casino. La cazzo di corrente mi butta più a destra che a sinistra. Manco l'altro. Di nuovo. Che fino a qua ci siamo. E ti pareva, ho preso la cazzo di mina. Ma poi non finisce mai. E di nuovo.
Vaffanculo. Ma vaffanculo! Duke, ma è stato difficile, raga, è stato difficile. Che adesso possiamo uscire. Quello è tornato, ci curiamo. Aspettate, mi sembra di vedere qualcosa di qua sopra. Non ho visto male. Io sono arrivato da là, quindi qua. Dizi. E allora, qua abbiamo visto le uova al 100%, prendiamoci adesso le gemme. Ok, livello finito al 100%. Possiamo uscire. Ok. Ah, ci abbiamo beccato un bel po' per farlo. Vabbè che abbiamo avuto sia il canguro che due sfide. Qui c'è stata davvero tanta roba rispetto all'altro livello. No? No, dopo, prima di prendere questi di qua. Noto che però c'è qualcosa che non va. Non mi ha detto che ho completato le gemme. Ne mancano un po'. Ma forse sono all'uscita? Cioè l'entrata e non ho guardato, vediamo. No, qua non c'è nulla. Forse è qua. Forse per con sparsa si fa qua, non so, è strano. Boh, qua ci torneremo, poi in teoria non ci sono uova qua, mi pare. Più, in teoria, sì, abbiamo preso tutte le uova. Cioè, ci mancano solo le gemme, che sicuramente dobbiamo trovare. Allora, casa del giardino del sole. Ah, ma forse non ci sono boss. Ora vediamo se c'è il boss oppure no. Bianca colpisce ancora. Paura, non ha paura e cosa ti ho
parrocchia. L'importante è che te ne sbarazzi. Ok. Vediamo cosa abbiamo qui. Questo dovrebbe andare bene. Tu, vieni qui. Ma che c'è? Un coniglio? Ah, ecco. Penso che mi sa che dobbiamo sfidare questo mostro allora. E infatti, allora qui salve. Quando ho saputo che la maga voleva tenderti un'imboscata, sono venuta prima che ho potuto. Non preoccuparti comunque, sarà uno scherzetto per noi sconfiggere quella schiappa di una rana. Allora qui salviamo di nuovo, ovviamente. Il problema è come devo... come... Ma non mi fa nulla. A quanto pare, talmente stracca che non mi fa niente. È maledetta. Ah, questo mi sa che mi fa danno. Oh mio Dio. Fuoco? Il problema è che mi sa che col fuoco si protegge. Ok. Ma ha parecchia vita ancora. Ma è mongolone di canguro, un deficiente, oh! Cioè, per colpa di lui ho perso la vita, oh! Ma vaffanculo! Me l'ho rischiata qua.
Ok, qui salvo perché siamo già a metà di vita. Qui salvo di nuovo perché siamo con l'ultimo colpo finale ora. Grayson. Perfetto, abbiamo sconfitto il primo boss. Premetto che non so se sarà come Spyro 2, che abbiamo due boss in tutto. Cioè tre boss, scusate, non due. Questa è la nuova zona. Mi ricordo che comunque dobbiamo tornare poi indietro, che abbiamo un livello in sospeso. Qua c'è un portale, quindi un bel casino, non so quale fare prima. Penso facciamo questo di qua comunque. Dave. Sotto non c'è più nulla. Beh, qua è un'altra zona, quindi qua lo facciamo dopo. Va bene, possiamo concludere qui, quindi, in questa zona di qua per questo portale. Avevo visto bene io. Mingus. Va bene. Per oggi ci fermiamo qua. Prossima volta facciamo il livello picco nevoso. Salvo. Ovviamente se il video vi è piaciuto come sempre invito a lasciare un bel mi piace. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao.